scienza delle battaglie. Aveva funestato il fluire di quei limpidi giorni di primavera. Il conflitto, divampato oltre il confine del paese contiguo, svelava quotidianamente il labirinto di inestinguibili odi etnici e religiosi che pochi conoscevano di qua della frontiera. La comunità internazionale si era limitata ad allestire centri di soccorso in prossimità del fronte. A uno di questi centri, un solitario superstite giunse all'imbrunire di una giornata di vento caldo e impetuoso. L'uomo era apparso sul limitare della radura che circondava l'edificio, con l'ultimo arroventato sole alle sue spalle. Avanzò lentamente verso l'edificio. Dall'andatura lenta ma sicura, non sembrava avesse patito ferite gravi nel corpo. In una mano stringeva un pentaglio, simile a quei ciondoli che la devozione appende al collo di chi vuole ricordare. Riferì una vicenda cruenta. A conferma di ciò che ci aveva narrato, l'uomo ci porse la piccola immagine che serrava nel pugno. La lunga permanenza nell'umidore della mano aveva resa irriconoscibile la minuscola fotografia incorniciata. Gli restituimmo il pendaglio. Soltanto allora s'avvide sgomento dell'avvenuta annichilazione dell'immagine e pianse. Un funebre rosario di sconosciuti nomi ritmò lucubramente il perpetuarsi delle lacrime con effusiva mestizia. Il levare del sole tardava a mandare la luce bruno di casa adagiata nella valle, circondata da fiori. Ma dice le finestre del borgo, i valligiani avevano sentenziato che l'assente brillio, scaturente dal riflesso lunare sulle lenti dei cannocchiali dei cittini, appostati notte eterna fra gli alberi, garantiva che nell'intrigo della vegetazione non si ridavano quel piede, nonostante l'assenza delle anomale luce inducesse a non paventare i pericoli, un imminente vento, fausto e parale, era prossimo a coinvolgere l'intero villaggio e esporlo dunque al rischio di agguato. Un rarissimo battesimo si sarebbe infatti celebrato a mezzogiorno e avrebbe fatto confluire tutta la vita del villaggio verso il battistero dell'unica chiesa del borgo. Già prima di mezzogiorno gruppi di valligiani avevano attraversato la spiazza antistante la chiesa e dopo aver scrutato dal sagrato i boschi si erano addentrati nel tempio. Un fucile sparò, un purpureo rigagnolo fuoriuscì dalla
veramente lo sorreggeva. Soltanto quando la morte si impadronì di tutti e dopo aver benedetto le spoglie dei falcidiati e amorosamente staccato dal collo della madre il pendaglio con l'immagine del figlioletto appena battezzato, soltanto allora si decise ad allontanarsi dal luogo della strage. Mentre si incamminava, volgendosi ripetutamente verso il luogo dell'eccidio, sul rampicante sentiero dei boschi, si lavava ancora lo straziante rosario dei nomi dei martiri che a volte dalle prime ombre della sera giacevano sul sagrato della chiesa, nel silenzio, attonito.